Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio andare avanti con la storia della divinazione, una sezione del mio canale che va avanti molto lentamente, però insomma quando posso metto qualche video. In particolare oggi vorrei parlarvi del potere divinatorio delle pietre e della terra. La terra era considerata in antichità molto potente perché assorbiva attraverso la sepoltura la vita dell'essere umano e poi con la nascita della vegetazione la restituiva. Anche le pietre vengono considerate uno strumento divinatorio, uno strumento potente fin dall'antichità. Esistono infatti dolmen, menhir, monoliti, esistono dei centri oracolari come ad esempio quello di Delfi che conservano, oltre che a un fascino paesaggistico veramente particolare, conservano del mistero, conservano una leggenda e soprattutto i centri oracolari tipo quello di Delfi conserva ancora una pietra al centro che è chiamata ombelico e che viene considerata al centro del mondo. Il potere divinatorio delle pietre ha a che fare più che con la previsione del futuro, con la protezione personale, quindi vengono utilizzati come amuleti, come strumento per proteggere se stessi, per attirare energia positiva, per allontanare quella negativa, ma comunque hanno proprio la funzione di amuleto. Ci sono molte pietre che vengono utilizzate a questo scopo, io vi parlerò soltanto di quelle che sono, diciamo, un pochino più conosciute e soprattutto un pochino più utilizzate. La pietra divinatoria per eccellenza sicuramente è il quarzo. Questa pietra bellissima simboleggia la mediazione tra cielo e terra. Infatti è solido come una roccia e trasparente come il cielo. Questa pietra è protagonista della cristalloterapia e della cristallomanzia perché viene considerata capace di amplificare l'energia positiva. Quello che viene usato maggiormente per la divinazione nel quarzo ialino, comunemente conosciuto come cristallo di rocca. Questo perché è un cristallo ad elevatissima trasparenza che sembra avere al suo interno delle forme fantasmatiche, quindi sembra che si muova qualcosa dentro questo cristallo. Il cristallo di rocca amplifica l'energia dell'universo, ristabilisce il contatto con i propri chakra e il contatto con i propri spiriti guida. E poi ovviamente il cristallo magico per eccellenza è la classica sfera di cristallo. Oggi però non mi soffermo sulla sfera di cristallo perché l'argomento è molto vasto e vi faccio una panoramica più generale. Altre pietre che vengono usate a scopo divinatorio sono la pietra adularia, comunemente conosciuta come pietra di luna, che è capace di dare protezione e di ristabilire equilibrio psicofisico. Poi c'è il quarzo rosa, che è diverso dal quarzo ialino, viene utilizzato a scopo protettivo, ristabilisce un equilibrio emotivo oltre a stimolare la creatività. Poi c'è il quarzo fumé, che viene utilizzato soprattutto per attirare energia positiva e per allontanare l'energia negativa che viene praticamente scaraventata a terra, riassorbita e rigenerata poi in positiva. Un'altra pietra che viene spesso utilizzata a scopo divinatorio è l'ametista. Lavora soprattutto sul piano astrale, sui simboli dei sogni e sembra capace di aiutare le persone a guardare oltre le apparenze. Poi ci sono delle pietre che vengono utilizzate a scopo divinatorio e che sono molto particolari e molto rare. Sono le pietre di Odino. Sono forate, vengono levigate sul letto del fiume oppure si possono anche trovare sulla spiaggia e conferiscono alla persona protezione, positività e attraggono energie positive. Però non è facile trovarle perché queste pietre, a differenza delle altre delle quali vi ho parlato, non si trovano quasi mai in vendita. È molto meglio trovarle casualmente sulla spiaggia o sul bordo di un fiume, perché se vengono trovate in questo modo hanno molta più potenza e soprattutto sono di buon auspicio. Hanno una forma irregolare e alcune persone le utilizzano anche per interpretare alcuni eventi della vita, quindi le utilizzano proprio a scopo divinatorio con un determinato rituale. Il fatto che le pietre di Odino aiutino ad interpretare gli eventi della vita deriva dal fatto che Odino è considerato un dio leggendario portatore di saggezza. Era la divinità principale delle religioni pagane nordiche, in particolare del popolo germanico e norreno, che sarebbero i popoli scandinavi.
In particolare fu venerato durante l'epoca vichinga. I vichinghi erano dei guerrieri che sono vissuti più o meno intorno all'anno 1000, tra l'anno 800 e l'anno 1000 d.C., andavano in battaglia, facevano delle conquiste, delle guerre, conquistavano popoli e beni e poi i prigionieri venivano sacrificati a Odino. Si pensa che sia esistito davvero, che poi sia stato trasformato in divinità in seguito a diverse leggende. Le sue origini sono sconosciute, ma molto antiche. La leggenda di Odino narra che dopo un grande cataclisma arrivò un uomo molto saggio con dei discepoli e il suo obiettivo era quello di insegnare alle persone l'agricoltura, la vita tra marito e moglie, la saggezza, la conoscenza. Inoltre si pensa che fu proprio lui a stabilire quali dovevano essere le leggi della vita del popolo e quali le regole da seguire in merito alla spiritualità. Comunque, al di là di tutte queste leggende, le pietre vengono usate moltissimo nella divinazione, anche in quella moderna, perché ci sono tantissimi ciondoli con la pietra di ametista piuttosto che con un altro tipo di pietra e che hanno questo potere protettivo, che vengono indossate quando magari si vuole attirare energia positiva. Ce ne sono veramente tantissime, tra l'altro le pietre credo che siano anche molto affascinanti perché ce ne sono tante di diverse forme, di diversi colori, soprattutto quelle fatte a collana, ciondolo, a bracciale, sono comunque davvero particolari. Fatemi sapere nei commenti se a voi piacciono le pietre, se ne avete magari qualcuna in particolare che utilizzate come portafortuna. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.